Adesso non voglio condannare qualunque forma di solidarietà che viene espressa, però certo, come dire, se la si guarda più in una prospettiva più ampia, e mi sembra che appunto tutto il modello che ci viene presentato è un modello di distanza, di separazione, di sospetto, non di solidarietà. Tutto sembra smentire l'idea di una vera e propria solidarietà. Credo che noi assistiamo alla fine di un'epoca. L'epoca delle democrazie borghesi, con le loro costituzioni, con i loro parlamenti, i loro diritti, la divisione dei poteri. E del resto, quei paradigmi di governo di cui dicevo prima erano già da tempo in Italia entrati in una durevole crisi. Già da tempo in Italia i governi emettevano decreti legge invece del Parlamento, cioè la funzione legislativa era esercitata dai governi, come del resto avviene anche ora, e non dai Parlamenti. Lo stato di emergenza, naturalmente, è il meccanismo, la storia mi pare ci insegna che lo stato di eccezione è il meccanismo attraverso il quale le democrazie possono scivolare in totalitarismo. La prima cosa che Hitler fa quando sale al potere nel 1933 è di dichiarare uno stato di eccezione. Ripeto, non essendo virologo e medico, non posso esprimere alcun giudizio sul virus e sulla malattia. Però quello che rientra invece nelle mie competenze specifiche come filosofo e epistemologo è valutare il modo in cui vengono forniti dal governo e dai media i dati concernenti l'epidemia. Infatti è stupefacente che oggi spesso si dica che per affrontare l'epidemia una forma di governo come quella cinese è più adatta. Questi sono degli irresponsabili quelli che parlano così, no? Perché la Cina è una forma di governo totalitaria in cui ci sono ancora gli schiavi nei campi, no? Veramente l'irresponsabilità della gente è incredibile. Però appunto la democrazia è la forma più fragile, quindi nulla è più facile che per una democrazia di scivolare. L'altro uomo appare in una dimensione di sospetto. E poi l'ultima cosa, la mascherina, le maschere, no? Che cosa si può avere appunto con un altro di cui non vediamo più il volto? Ecco, quindi se si fa attenzione a questi fatti e non ai vaghi discorsi sulla solidarietà, mi sembra che tutto fa pensare che la società che si vuole instaurare è una società fondata non sull'amore, sulla solidarietà, ma sulla distanza, sulla separazione, sul sospetto, forse anche sull'odio.